Iniziativa definita esempio di sintesi delle eccellenze culturali e di quelle paesaggistiche della regione. Come nasce questa iniziativa? È un'iniziativa che nasce direttamente in commissione. Quando abbiamo discusso lo scorso anno dei finanziamenti in quel caso all'Istituto Sinfonico Abruzzese, ma generalmente alla cultura, abbiamo chiesto che coloro i quali ricevono anche un contributo da parte statale della Regione Abruzzo rimettessero poi sul territorio anche qualche prestazione in maniera gratuita. Un evento in collaborazione tra gli altri con l'Università degli Studi di Teramo, come sposa questa iniziativa all'università? La sposa con entusiasmo, è un'iniziativa straordinaria non solo perché viene offerto un concerto dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese all'alba in uno scenario incantevole, ma anche perché è uno straordinario modo per valorizzare le risorse culturali di cui dispone la nostra regione. In questo senso il plauso al consigliere Monticelli che ha organizzato questa serie di concerti che ci consentirà a tutti i partecipanti non solo di godere di un concerto assai bello, ma anche di riflettere sull'importanza che la formazione, in questo caso musicale, e soprattutto l'avere a disposizione una risorsa come l'Orchestra Sinfonica lo è per la nostra regione, cosa significhi questo per tutto l'Abruzzo. In questa prossima occasione per l'Istituzione Sinfonica Abruzzese cosa verrà proposto? Ma si tratterà del repertorio classico dell'orchestra in uno scenario meraviglioso. Siamo ben lieti come area marina protetta del Cerrano di continuare questa collaborazione con l'Università di Teramo sotto questo aspetto molto particolare. L'Università e l'area marina collaborano già da anni, sin dall'istituzione, quest'anno anche grazie alla collaborazione della Regione Abruzzo e quindi dall'iniziativa del consigliere Monticelli avremo questo evento molto particolare e ci auguriamo, insomma, che lo spettacolo sia strepitoso.